Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Io sono Dama Colleziona e benvenuti sul mio canale. Ben ritrovati ragazzi. Oggi andremo a fare la recensione di una novità per quanto riguarda il mondo manga perché andremo a fare la recensione di un Tanko appena pubblicato da Planet Manga e si tratta di una delle novità più attese e interessanti del panorama manga pubblicato in Italia. In Madre Patria siamo quasi arrivati al ciclo finale di quest'opera. Io ve l'ho già presentata nel video acquisti del mese di ottobre perché è uscito a fine ottobre ed è un albo davvero interessante. Sto parlando di Chainsaw Man, opera di Tatsuki Fujimoto ed è edito da Planet Manga e costa 4,90. All'interno non sono presenti nessune pagine a colori e né tantomeno il volume provvisto di una sovracopertina. Generalmente Planet Manga non fa eh, sovracopertine. E um, si tratta di un'opera che riscrive in una chiave differente: crudele, graffiante, cruda, splatter, il genere shonen. Quindi è una lettura tipica alla quale tutti noi siamo abituati. Quindi, riscrive un po' il, il genere um, shonen. E ha avuto anche l'onore di ricevere il trattamento Variant perché si tratta di un'opera molto interessante e molto attesa per cui Planet Manga ha soddisfatto anche il lato collezionistico proponendo anche una Variant che costa di più perché costa 6,50 euro rispetto alla regular che costa 4,90 euro. Questa variant qui non ve l'avevo fatto vedere nel precedente video acquisti manga perché l'ho recuperata dopo. L'ho ordinata da Panini sullo store della Panini e tra l'altro mi è arrivata anche un pochino rovinata. Non so qui, non so se si vede con la camera, però è arrivata un po' rovinata. Però vabbè, fa niente. E tra le due mi piace molto di più la versione regular. Anche se la variant ha degli elementi in rilievo che la rendono... Molto interessante, per esempio la scritta Chainsaw Man è tutta in rilievo e anche alcuni elementi tipo qui la mano, qui ci sono degli elementi al tatto che sono in rilievo, i contorni qua del, della figura del nostro protagonista Denshi. Adesso passiamo brevemente alla trama di questa nuovissima opera. Il nostro protagonista è Denshi, un ragazzino disagiato, indebitato fino al collo che è costretto perfino a vendere i propri organi per saldare dei debiti con la mafia. Mafia che per saldare il numeroso debito lo costringe a diventare un devil hunter, ovvero un cacciatore di diavoli, degli esseri potentissimi che uccidono le persone. Lui è molto amico di un, un diavolo piccolino, graziosissimo, a forma di cane, che però ha una motosega a modi corno che si chiama Pochita, è il suo miglior amico, anche perché il ragazzo è orfano, non ha praticamente nessuno. E oltre a essere indebitato fino al collo, è anche a modo di cagnolino anche lui, nel senso che fa esattamente quello che gli ordinano, e questo fatto di essere indebitato fino al collo lo costringe praticamente a vivere come un disagiato, a morire praticamente di fame improvvisamente la sua vita cambierà di colpo e si trasformerà nel Censo Man protagonista, ovvero in questo essere qui. Perché, perché non ve lo voglio dire per non rovinarvi la sorpresa, anche perché quest'opera qui, o almeno questo primo volume qui, la mitologia è abbastanza scarna, non si conoscono tanti dettagli su questi diavoli e sui Devil Hunter, per cui si concentra prevalentemente sull'azione, sull'immagine cruda e cruente sulle sul sanguinolento sulla distruzione e sul squarciare con, con la sega le persone o i diavoli per cui mh, la mitologia di base non è che è ancora così per cui quei pochi elementi della trama ve li voglio lasciare ve li voglio far scoprire da soli perché comunque l'opera merita alla grande l'opera è un shonen dark pieno di squartamento Molto molto interessante, c'è tantissima violenza e c'è tantissima carneficina, quindi già partiamo mm, con degli elementi differenti rispetto al classico shonen perché di solito non dico che sono, che sono privi di elementi sanguinolenti, però questo qui si concentra davvero sul massacro, sul sangue, sulla distruzione, quindi mm, è molto violento, atipico, quasi prettamente un horror splatter. Qui dietro c'è scritto che è un tagliente Dark Hero Fantasy ed effettivamente è così perché ci sono degli elementi fantasy ed è ovviamente quasi una commedia nera perché, nonostante sia un'opera dove privilegia la violenza, il sangue, lo scorrimento di sangue, di pelle umana, di carneficina c'è comunque il giusto bilanciamento tra azione e carneficina, quindi dramma, con la commedia, perché comunque ci sono delle situazioni davvero divertenti, e derivate per lo più dal fatto che il protagonista è una persona disagiata. Infatti ci sono pochissimi ballondi da scalici o comunque di dialogo all'interno dell'opera che, eh, che preferisce concentrarsi puramente sull'azione. Ed effettivamente Chainzomen è un'opera di puro intrattenimento e si legge davvero con rapidità e voracità, perché in un paio di ore si legge davvero così. Il nostro Denji è un disagiato, un, una specie di cucciolone anche perché obbedisce agli ordini del suo padrone, quindi una sorta di cagnolino come il suo pochita. Quindi alla fine obbedisce praticamente a tutti se si dimostrano buoni con lui ed è concentrato per soddisfare i suoi bisogni principali per cui mangiare e le ragazze questi due aspetti sono molto importanti nella vita del nostro protagonista Denshi inoltre non ha una morale ben definita non, almeno da questo primo volume si evince che lui non sa esattamente cosa ci sia bene o male cosa sia giusto o sbagliato Si concentra la sua moralità deriva per lo più al fatto che se lo trattano bene significa che la persona è buona, altrimenti lui percepisce la persona come una negativa. Il suo disagio e la sua povertà hanno un'influenza molto importante per la sua psiche, che è abbastanza alterata, deformata, se vogliamo definirla così. Non ha tanti sogni nel cassetto, quasi tutti i suoi sogni comunque sono derivanti ai concetti di prima, ovvero di soddisfazione dei suoi bisogni elementari, primari, quindi del mangiare e delle ragazze. Quelli lì sono i suoi obiettivi e si concentra su questo, infatti, per esempio c'è una scena in cui una ragazza gli offre la colazione e lui improvvisamente si apre a mille è contentissimo e si dona tutto al suo nuovo padrone. La condizione disagiata del nostro Denshi è anche un ottimo modo per creare delle situazioni ambigue e delle situazioni da commedia nera, perché il nostro protagonista. Alla fine compie de delle cose, delle dell azioni, dei gesti e comunque dei dialoghi verso personaggi secondari, il tutto in maniera comica perché lui ovviamente viveva in un buco, non mangiava praticamente niente, quindi il suo essere disagiato è anche un. Un espediente per poter rendere il tutto anche in chiave comica e grottesca perché ci sono delle situazioni davvero esilaranti e quindi l'opera mischia molto bene, diciamo, dramma e commedia perché ci sono di quelle situazioni che fanno ridere, che fanno sbellicare e quindi strappano un classico e strappano un sorriso. Quindi è anche carina come, come cosa. Quindi e non, oltre allo squartamento e tutto c'è un mix un, un buon bilanciamento fra commedia e azione fra commedia e dramma comunque e quindi l'opera è quasi una dark comedy dramma se si può definire così perché comunque c'è la commedia c'è il dramma c'è lo squartamento c'è la violenza e c'è lo shonen lo shonen puro e c'è anche il regno fantasy perché um, momentaneamente ne sappiamo poco ma comunque c'è un regno fantasy dove questi diavoli agiscono e massacrano tutto ma la mitologia di fondo in realtà non è ancora stata sfaccettata ed è un bene perché comunque le chiavi ed è un bene perché comunque l'opera ha modo di evolvere anche organicamente in base anche alla prospettiva del suo protagonista perché noi viviamo la storia attraverso la prospettiva del protagonista del, dell'opera ovvero Denshi. Adesso passiamo ai disegni. Il fatto di avere una trama molto ridotta all'osso, quindi molto sintetica, rende eh, l'opera pura azione. Le tavole infatti si concentrano molto sull'azione, sullo squartamento e sul sangue, per cui ehm, si focalizza molto sui disegni. Adesso vi faccio vedere delle tavole perché secondo me meritano davvero tanto e sono un punto di forza dell'opera. Guardate qui molto dettagliate ricche di dettagli questo tratto che descrive tante cose ci sono tantissimi elementi non solo sangue che vengono eh, che non, non solo sangue che emergono da queste pagine sono, sono molto dettagliate spesso ci sono anche tavole ampie che prendono tutta la pagina o addirittura due pagine per cui sono davvero soddisfatto da questo punto di vista e il disegno. È davvero qualcosa di superlativo e molto ben fatto un punto di forza davvero interessante se non il punto di forza più importante dell'opera nonostante ho letto su internet che i disegni vengano un pochino criticati perché non sono così ben fatti alla fine ma sono secondo me comunque efficaci nonostante ci siano alcuni elementi magari non proporzionati e altro, però secondo me i disegni sono ben fatti. C'è un tratto ricco, sono accattivanti le immagini, non solo perché l'azione viene resa bene, c'è il sangue, il massacro, ma sono letteralmente molto attraenti come, come disegni. Sono ricchi, c'è di tutto, quindi, soddisfa, quindi soddisfano. E aiutano anche a scandire molto bene l'azione forse il tratto è leggermente grezzo ma nonostante ciò è efficace quindi la resa è sicuramente soddisfacente e si può apprezzare molto 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 bene quindi siamo arrivati alla classica domanda finale Censomen merita l'acquisto? bene, secondo me merita perché è un'opera davvero godibilissima puro intrattenimento dove c'è un grandissimo squartamento cruenta, quindi sicuramente piacerà ad un certo tipo di pubblico che si aspetterà tutti questi elementi qui da quest'opera qui e magari non da altri però tuttavia chi compra Cienso Man è perché è un amante di questo genere quindi dello splatter, del massacro tuttavia anche per i classici lettori di Shonen, quelli puri Secondo me potranno apprezzare l'opera perché comunque è una ventata d'aria fresca rispetto ai classici cliché shonen. Sotto certi aspetti è anche un'opera che non sfrutta tanto i paradigmi classici dello shonen. Quindi mh, si rivela fresca, avvincente, si rivela fresca, originale, avvincente, rielabora i classici cliché in maniera totalmente. Differente, quindi spiazza, quindi spiazza il lettore che si aspetta una determinata cosa mentre in realtà l'opera prende una piega completamente diversa e sorprende perché ci sono comunque delle scelte sorprendenti. Quindi, sotto alcuni aspetti, può essere quasi un'opera sperimentale che per il momento, almeno da questo primo Tancomon. Ma ho letto su internet perché ho spulciato un pochino avanti come prosegue la storia su Manga Plus. È un'opera quasi sperimentale e per il momento sta riuscendo molto molto bene. Il punto di forza è davvero la semplicità dell'opera perché è sintetica, ridotta all'osso, si legge davvero con passione ed è godibilissima e in due ore la, la finisci perché c'è talmente tanta azione, ma non è di quell'azione che magari ti dimentichi il giorno dopo, è comunque un'opera che nonostante abbia pochissimi elementi caratterizzanti ti rimane impressa sin dalle prime pagine perché ha degli elementi davvero che ti, entrano, che ti entrano che ti prendono che ti prendono poi una cosa positiva delle opere manga ma anche dei libri è che ha una forte attrattività di lettura cioè tu lo inizi e dopo due ore devi tu lo inizi e subito devi continuare a leggere pagina dopo pagina perché vuoi sapere come finisce il volume quindi la sua presa è molto forte ed è un elemento essenziale per un'opera seriale manca. Quindi, davvero super positivo sotto questo aspetto qui. Ed è un elemento importantissimo perché alla fine si tratta di un'opera seriale. Quindi, il punto di forza, come vi ho detto prima, è la semplicità perché propone, degli eleme po perché propone pochi elementi, ma quei pochi che propone sono molto validi e ben fatti sicuramente è un'opera molto concreta e che sa quello che vuole e sa dove vuole arrivare per cui nonostante sia fresco originale semi sperimentale sotto certi aspetti è comunque un'opera molto valida sicuramente meritevole di essere comprata acquistata un po grezzo e molto semplice ma nella sua monodimensionalità si rivela comunque un'ottima lettura quindi secondo me è straconsigliato quindi ragazzi siamo arrivati alla conclusione spero che questa chiacchierata su Chainsaw Man della Planet Manga appena pubblicato vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti se l'avete comprato che copertina avete scelto se la regular o la variant e scrivetemi tutto qui sotto nei commenti io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e vi do appuntamento fra qualche giorno con un nuovissimo eccitante video a presto.